Buonasera, Pallaravasio, terza giornata di Serie B, qui dove a casa Gordon e nel PO Gordon contro Pallacanestro Vicenza 2012. Una partita importantissima, arrivava Vicenza, capoclassifica, 2 su 2 le partite vinte e per Oginate una partita importante per fare 2 punti e cercare di muovere la classifica. Coach, risultato finale 85-82 per Vicenza. Ancora una volta scappa la vittoria all'ultimo secondo per Olginate, ma soprattutto, coach, anche questa sera 3 quarti si vincono, uno svarione, se arriva anche più 10, uno svarione in terzo quarto che tra l'altro siete riusciti anche a rimettere in sesto, ma soprattutto si è spenta la luce da 3. Il tiro da 3, 0 su 10 nel terzo quarto. Coach, cosa è successo e come hai interpretato questa partita? Troppe domande in questo momento, Alberto. Vai. Se non guardiamo il risultato, posso essere anche contento. Devi essere contento. Ti ringrazio. Quando nel primo tempo loro per gestire i falli hanno difeso con meno aggressività, abbiamo sempre cercato le situazioni che volevamo, 51 punti nel primo abbiamo tempo. fatto le cose, quindi la squadra si è passata la palla, anzi, forse abbiamo sbagliato un canestro contro Deschini Facer, perché addirittura abbiamo fatto un passaggio in più. Quindi sono contento, se non guardo il risultato, sono contento perché oggi è il primo vero grande ostacolo che abbiamo incontrato, non solo per la qualità degli avversari, ma perché ci mancava un giocatore fondamentale come Matteo Marino. Matteo. Quindi alla squadra avevo chiesto una prova di maturità. Quindi ripeto, se non guardiamo il risultato, c'è da essere contenti. Il problema è che si è perso. Si è perso e non si fanno mai drammi, però come dici tu, giochiamo sempre la partita, siamo sempre lì, vinciamo 3 quarti su 4. Ma in Serie B bastano 3 minuti in cui prendi il parziale, non è che serve un parziale di 10 minuti. Basta entrare male nel terzo quarto, parziale di 9-0, non vuoi chiamare te mai subito, che infatti poi mi è mancato la fine, un timeout mi è mancato la fine, e prendi quel parziale che butti via tutto il buon lavoro fatto nel primo tempo. E la partita poi va a Ramengo. Poi potremmo dire 100 cose, quindi non voglio sembrare dire scuse, le scuse non ci sono, il risultato è la cosa peggiore della serata. Sì, condivido al 100%, a mio avviso Olginate deve essere felice di questa prestazione, è perché Olginate ha dimostrato di poter giocare contro squadre di, non so, Vicenza dove arriverà, comunque di media alta classifica, e di giocarsela almeno in casa. È Guarda, stata una mio cognato partita. che di basket capisce poco mi chiede come sono sti di Vicenza. Faccio, guarda, con 2 calciatori. Una Lazio, una Roma di quest'anno, un Inter, cioè sicuramente non giocano per vincere il campionato, se lo fanno auguri a loro, sicuramente una squadra che dopo le corazzate, che sono due per ora, sono lì per essere nel novero della terza, quarta, quinta, sesta, poi dipende come andrà, questo è il mio Una parere. squadra quadrata. Permettimi di aggiungere che fare questo risultato contro una buona squadra, senza Matteo Marino, con Bassani che dopo 5 minuti ha 3 falli e si è innervosito, come sappiamo, ma ha reagito molto bene e dando anche quella sprono all'inizio del quarto quarto, da coach devi essere soddisfatto di questo risultato. Certo, è vero, i 2 punti sono a casa di qualcun Servono, altro e servono. quindi fa fatica. Però questa è la strada su cui Olginate deve lavorare. Vabbè, continueremo così allora. Grazie Grazie, coach. a te. Siamo con coach Silvestrucci. Coach, era importante portarla a casa e ce l'avete fatta. Avete fatto una partita molto tosta, a mio avviso, perché siete riusciti a fare il gioco che volevate contro Olginate. Siete riusciti ad allungare, ma soprattutto siete riusciti a rientrare subito in partita da quel meno 10 che stava diventando un meno 12. Qual è stata la chiave della vittoria per Vicenza? La chiave della vittoria è stata il fatto di aver reagito a una buona partenza nostra, 12-21, Corretto. e a un Dopo 5 successivo, minuti. dopo 5 minuti, e a un successivo bruttissimo parziale di, vado a memoria, scusate se sbaglio, 39-22, perché è finito 51-42 il 51-45 primo al primo tempo, tempo. 45. E quindi un primo tempo per noi con due facce,
In spogliatoio abbiamo parlato in maniera tale da saper cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo più fare, e penso che l'abbiamo poi dimostrato. Cosa non dovevate più fare? Non è finita la partita, possiamo dirlo. Ah, beh, sì, beh, oggi Nate ha avuto il merito di tirare da tre punti quasi sempre in situazione libera con molto spazio, e l'ha messa dentro. 7 su 12 primo tempo, 0 su 10 il terzo quarto. Questa è la verità ed è un merito loro, e siccome c'è anche l'avversario, un demerito nostro, ma loro l'hanno messa dentro, e questa è la verità. Questa è stata la grande differenza. Nel secondo tempo abbiamo fatto degli adattamenti difensivi che hanno poi pagato, perché loro hanno fatto 31 punti e noi abbiamo fatto 40 punti. Soprattutto 11 punti nel terzo quarto con il 0 su 10 da 3, certo. Ma di questi 11 punti, 7 punti in tiro libero, quindi certo. Praticamente due canestri dal campo, sì, sì. Nel terzo I quarto. I giocatori hanno interpretato bene le nuove richieste tattiche che abbiamo fatto, perché sono loro i protagonisti. E quindi abbiamo fatto un buonissimo terzo quarto dal parziale 11-24, se non vado errato. Ecco, questa è la chiave della partita. Ottimo impatto anche di Chinellato, penso, con importanti rimbalzi in attacco e con extra possesso e canestro. Assolutamente sì. Noi siamo squadra che deve dar pressione a rimbalzo offensivo. Schiacciare. Quindi ne abbiamo le caratteristiche. E Chinellato oggi è stato particolarmente positivo in questo aspetto del gioco. Coach, l'ultima domanda. Che campionato sarà per Vicenza? Ma onestamente, come ho dichiarato al nostro giornalista, se Olginate affrontava questa partita contro la prima in classifica, io penso che le prime 5-6 partite diano poi quello che può essere l'andamento di questo girone. Noi adesso incontreremo nei prossimi 10 giorni Piacenza, Lecco e il derby con Virtus Padova. Quindi tre grandi punti di domanda, anche perché abbiamo due trasferte. Quindi le prime 5-6 partite sono così. Bisogna vedere anche il calendario, lo stato di salute, gli acciacchi, gli infortuni, che non sono alibi, sono dati oggettivi. Che poi si compensano nelle 30 giornate, assolutamente. Quindi per Vicenza io ho sempre dato questo obiettivo ai giocatori: nessuna posizione di classifica, ma esprimere il massimo della propria individualità ogni partita al servizio della squadra, punto. Beh, è un buon approccio, e soprattutto partire con 6 punti, assolutamente. C'è un po' più di serenità sicuramente. Verissimo, ma verranno sicuramente nel corso del campionato tempi più bui per tutte le squadre, e quindi dovremo avere la capacità di resistere quando le cose non andranno bene. Bene, grazie coach, grazie, bocca al lupo. Crepi lupo. E avanti tutti. Arrivederci. Grazie.